Diamo il via oggi a una nuova rubrica sulla mia pagina e oggi abbiamo con noi la psicologa Federica Valeri. Andrei direttamente a presentare Federica Valeri chiedendole già da subito cos'è lo psicologo e perché ci si rivolge a uno psicologo. Ciao Leopoldo e benvenuti a tutti. Io sono appunto una psicologa che lavora come libero professionista sul territorio fiorentino e anche grevigiano. Mi occupo più che altro della parte clinica, quindi lavoro appunto con l'individuo, con la persona, lavoro poi anche con le coppie e con le famiglie. Lo psicologo fondamentalmente è un professionista iscritto all'albo degli psicologi, quindi qua faccio una parentesi, quindi controllate sempre quando vi rivolgete a uno psicologo che sia sempre iscritto ad un albo di appartenenza. È quindi una persona che ha fatto il percorso universitario di psicologia di 5 anni e poi si è appunto iscritto all'albo dopo l'esame di Stato. Lo psicologo può lavorare in diversi ambiti, quindi c'è appunto lo psicologo clinico, c'è lo psicologo che lavora nell'ambito scolastico, quello che lavora nell'ambito dello sport, c'è lo psicologo delle aziende, quindi lavora in ambito più aziendale, lavorativo, di selezione, di formazione del personale, di gestione anche dell'azienda. Esiste poi appunto lo psicologo che lavora nell'ambito giuridico e penale, la neuropsicologia, quindi in realtà gli ambiti di applicazione dello psicologo sono i più variegati possibili. Diciamo che io parlo per la mia parte di psicologia clinica, quindi il classico psicologo da cui ci si rivolge nelle sedute, negli studi privati, privati o anche pubblici. Diciamo i motivi per cui ci si rivolge a uno psicologo sono i più svariati. Ci possiamo rivolgere a lui o a lei perché affrontiamo un momento particolare di vita nostro, quindi magari abbiamo difficoltà di adattamento perché sta succedendo un cambiamento più o meno importante, che può essere appunto la nascita di un figlio, il pensionamento, il cambio di residenza, il cambio di lavoro, la perdita del lavoro, può essere magari un altro motivo, può essere la perdita di una persona cara, magari di questo periodo, quindi anche l'elaborazione di un lutto importante, può essere anche dovuto a una manifestazione di tipo ansioso, quindi io sperimento una forma di ansia in questo momento e quindi mi rivolgo allo psicologo per affrontare meglio questo periodo. Possiamo andare perché ci sentiamo appunto come umore non benissimo, appunto possiamo avere delle oscillazioni del tono dell'umore, possiamo avere difficoltà nella gestione dei nostri rapporti sociali, quindi sia con i nostri coetanei, con i nostri amici, ma anche all'interno delle mura domestiche, quindi siano difficoltà nella coppia, difficoltà nella relazione con i genitori, tra genitori e figli, o semplicemente io credo la domanda più importante alla domanda del come sto, se io mi sento e non sto benissimo a livello soggettivo, se c'è qualcosa che stride un po', quello è il motivo per cui posso rivolgermi allo psicologo. Quindi i motivi per cui ci andiamo sono i più disparati possibili. Poi magari dopo vediamo quali sono gli stereotipi in questo. Eh sì, poi infatti vediamo anche un po' gli stereotipi e poi magari anche in altre puntate andremo a vedere un po' come lo psicologo può servire in questo momento un po' difficile, per usare un eufemismo, che è questa pandemia mondiale. Una domanda però che ti volevo fare è che differenza c'è? Perché molte persone ho visto hanno questo problema di identificazione tra lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psichiatra. Quindi, se ci puoi definire un po' la differenza tra queste tre figure, che sono tre figure ben distinte tra di loro. Giustissimo, perché noi del settore spesso lo diamo per scontato, no? Che sia abbastanza, si sappia la differenza. In realtà mi rendo conto che dall'esterno non è così scontato saperlo. Quindi diciamo che lo psicologo fondamentalmente, come dicevo un po' prima, è la persona che si è iscritta, ha fatto 5 anni di psicologia, l'esame di Stato, il tirocinio post laurea, l'esame di Stato e si è iscritto all'albo degli psicologi. Dopodiché lo psicologo può scegliere di fare la psicoterapia, la specializzazione in psicoterapia, che sono un'ulteriore formazione di 4 anni. In realtà qua poi si apre un ulteriore capitolo su quali sono gli orientamenti, perché poi lo psicoterapeuta può essere di diversi orientamenti.
La differenza che fa è il titolo non cambia, perché sei comunque psicoterapeuta, cambia il tuo orientamento, cioè cambia poi gli strumenti e la lettura con cui vai a lavorare con la persona che si rivolge a te. Quindi un tipo di psicoterapeuta lavorerà in un certo modo con quella persona, un terapeuta di un altro orientamento lavorerà in un altro modo, sempre l'obiettivo ovviamente del benessere della persona, arrivandoci però in modo diverso attraverso delle strade un po' differenti. Lo psicoterapeuta in realtà alla scuola di psicoterapia ci possono accedere sia gli psicologi, quindi iscritti all'albo, o anche i medici. Quindi in realtà lo psicoterapeuta può essere appunto sia uno psicologo sia uno psichiatra che può prendere un'ulteriore specializzazione in psicoterapia. Lo psichiatra, in realtà, sia lo psicologo che lo psicoterapeuta non sono abilitati a prescrivere farmaci in quanto appunto se sono provenienti da psicologia. Lo psichiatra è l'unica figura professionale invece può somministrare farmaci perché appunto è la persona che ha fatto la laurea in medicina e si è ulteriormente poi specializzato in psichiatria. In realtà lo psichiatra di per sé può avere già il titolo di psicoterapeuta perché è previsto nel titolo di psichiatria, spesso però arriva appunto da un percorso di studi più di tipo organico, più volto sulla medicina e quindi poi spesso magari molti psichiatri decidono di iscrivere alle scuole di psicoterapia per avere un'ulteriore poi formazione, appunto come psicoterapeuta. Non Bene, so se ho... diciamo almeno c'hai un po' definito questi tre ambiti e spesso sono confusi gli uni con gli altri. Spero di Però... essere stata chiara e non avere complicato ulteriormente la faccenda. No, chiarissima e soprattutto fondamentale definire questa differenza perché altrimenti poi si rischia di andare verso una figura avendo bisogno di un'altra proprio perché non ne conosciamo le caratteristiche. Quello che ti volevo chiedere però a questo punto è, in ambito psicologico, come funziona una seduta? Perché spesso le persone magari dicono sì, ho bisogno di un aiuto psicologico, però non so come funziona una seduta, magari resto un po' sulle mie perché magari ho una visione non corretta della cosa, oppure vado a una seduta e mi aspettavo un'altra cosa, quindi almeno... se ci puoi definire un po' come funziona una seduta psicologica, almeno così diamo aiuto a chi deve fare questo percorso, già avere un po' le idee chiare su cosa può trovarsi davanti. Ok, io ti parlo sempre secondo il mio orientamento. Io personalmente sono psicologa e sono iscritta anche a una scuola di specializzazione in psicoterapia. Il mio orientamento è sistema relazionale, sono all'ultimo anno. Diciamo, per quanto mi riguarda, la seduta dura più o meno sui 60 minuti circa, poi io non sono appunto così fiscale, per cui quello vediamo un po' poi di volta in volta in base anche a quello che la persona poi mi porta sul fatto della tempistica. In questi 60 minuti la persona trova comunque uno spazio di accoglienza, perché ricordo che lo spazio di quella stanza è comunque uno spazio protetto, perché siamo tenuti al segreto professionale a rispetto della privacy, di quello che viene detto in quelle mura rimane in quelle mura, quindi rimane sotto il segreto professionale dello psicologo. Quindi trova uno spazio di ascolto, di accoglienza e di protezione in cui può permettersi di essere fondamentalmente se stesso e grazie alla collaborazione e grazie alla relazione tra lo psicologo e la persona che si rivolge a lui, cerchiamo di dare un senso a quello che la persona mi sta portando, a qual è la domanda che la persona mi porta. Qualunque sia la problematica che la persona in quel momento sente e sta vivendo in quel momento, cerchiamo insieme attraverso appunto domande, riflessioni, collegamenti, cerchiamo di dare un senso a quello che la persona porta, inserendolo all'interno della sua storia di vita, della sua storia personale, perché se io oggi mi sento che, faccio un esempio, mi sento che provo ansia in certe situazioni, capire delle cose mi sta comunicando quella forma di ansia, perché sento ansia proprio in quella situazione e non in altre, quindi alla luce della mia storia personale, mia storia di vita, cercare di dare nuovi significati, un nuovo senso, significato a quella problematica per uscirne con una maggior consapevolezza e anche con una visione di se stessi un po' più ampia e più completa rispetto a quella che abbiamo prima.
L'obiettivo un po' è quello anche di arricchire i nostri punti di vista, perché spesso abbiamo la nostra lettura e quella è, e invece appunto grazie allo psicologo che è comunque un professionista, riusciamo a vedere le cose anche da delle lenti un po' diverse che ci arricchiscono in questo. Bene, e proprio rispetto a questo, spesso le persone hanno un po' di difficoltà a parlare di tematiche per quanto attiene la sfera psicologica. Nella tua carriera e in quello che hai visto anche sul campo, secondo te perché le persone hanno un po' questa reticenza a parlare di tematiche psicologiche, perché non, come dire, non si gettano, potremmo dire, verso lo scoprire ciò che le limita o ciò che potrebbero sviluppare. Sì, questo è verissimo, nel senso che purtroppo in questo esistono ancora tutt'oggi, è un po' assurdo perché siamo comunque nel 2021, esistono ancora tutt'oggi tanti stereotipi, tanti pregiudizi e tanti tabù sul rivolgersi ad uno psicologo. E spesso si pensa che l'andare allo psicologo sia un qualcosa che non mi riguarda, quindi sia un qualcosa che riguarda solamente chi sta davvero tanto male e quindi sembra una cosa che sia molto lontana da noi. Io in realtà vorrei invitare chi ci segue, chi ci ascolta, a parlarne, perché questo è quello che fa un po' la differenza, no? Nel senso che io penso e sfido un po', lancio un po' questa sfida, che se chiedessimo alla nostra rete di conoscenti e di amici chi di loro si rivolge a uno psicologo, forse rimarremmo anche sorpresi del numero di risposte che avremo, perché penso che molti magari ci si rivolgono a uno psicologo e ci vanno, però poi non ne parlano, perché in questo appunto si rientra nel discorso del tabù, perché se poi le persone sanno e vadano da uno psicologo, chissà come mi giudicano, chissà cosa pensano di me, e quindi questo mi fa sì che io poi rimanga nel mio, rimanga un po' più in difesa, e quindi anche se ci vado non lo dico. Quindi da una parte credo che già il parlarne, quindi quello per cui io cerco sempre di dibattermi è questo, no? Di sensibilizzare a parlarne, perché come una persona va dal medico, va dall'endocrinologo, va dal ginecologo e lo dice tranquillamente, non vedo il motivo per cui non si possa dire tranquillamente vado anche dallo psicologo, in quanto la salute mentale è di pari passo, di pari importanza, se non di più, della salute fisica. Però questo appunto, il fatto che ci siano tanti stereotipi ancora oggi, è quello che forse ci allontana, ci tiene un po' distanti, e quindi finché riesco provo a farcela da sola, che è un altro dei pregiudizi, degli stereotipi che ostacolano l'accesso allo psicologo. Sì, è un po' una sorta di cane che si mangia la coda, cioè vado allo psicologo per star meglio, però poi non vado a dire agli altri che sto facendo questo percorso perché altrimenti poi magari vengo giudicato debole, vengo giudicato inferiore rispetto a quello che la società vorrebbe di me e quindi è un po' una sorta, da quel che mi pare di capire, di cane che si mangia la coda, cerco di star meglio, ma nel frattempo lo nascondo perché la società altrimenti mi giudica meno di quello che sono. E hai citato giustamente degli stereotipi, perché io presumo nella tua specializzazione, come anche in altre, soprattutto attinenti al benessere fisico, psicologico, spesso ci sono degli stereotipi che sarebbe anche bene un po' sfatare perché altrimenti poi si crea un calderone e spesso si hanno informazioni che sono anche devianti e che non permettono magari a chi cerca una soluzione di avvicinarsi a questa soluzione. Sono tantissimi, non so quanto tempo abbiamo oggi, perché volendo potremmo starci un'ora, sono veramente tanti. Io penso quelli i più frequenti sono che lo psicologo è per i matti, quindi ci va soltanto chi sta davvero male, io ce la posso fare da solo, se vado dallo psicologo a parlare di un qualcosa, magari si ingigantisce, sembra più grande di quello che non si, di quello che in realtà non è. Basta parlare con un amico, lo psicologo mi dà consigli, quindi se mi deve dare consigli, tanto vale sentire il mio migliore amico che mi conosce da una vita, me li saprà dare lui buoni consigli, mi legge nella mente,
Ah, mi fa dire delle cose che in realtà non vorrei dire. Quindi sono tutti degli stereotipi che hanno un po' descritto in questi anni, giustamente dicevi anche te prima, c'è anche molto l'aspetto di società, no? Che ci vuole sempre prestazionali, sempre perfette, sempre sul pezzo, e quindi appunto che non si sposa bene con l'idea dell'essere fragile. In realtà credo che il sapere riconoscere la propria fragilità è già quello un atto di consapevolezza e di forza, non da poco per quanto mi riguarda. Credo che lo psicologo ovviamente non è una persona che dà consigli, non è un confidente, non è un amico, è comunque un professionista, appunto, come dicevo prima, tenuto al segreto professionale e non dà consigli. Fondamentalmente aiuta la persona a cercare da sola le risposte, e cercare appunto poi dare un senso a quello che la persona sta portando, ma non sono io che do le risposte per te, perché appunto la storia poi fondamentalmente è quella della persona e insieme cerchiamo di comprenderla e di approfondirla. Noi non leggiamo le menti a nessuno, non andiamo, e la cosa mi preme sottolineare, da una parte è che noi non arriviamo più là di quello che la persona ci porta. Spesso c'è una delle, come dicevate prima, quali sono i motivi per cui non ci rivolgiamo allo psicologo? Spesso c'è anche il fatto di ho paura ad andare perché non so poi cosa mi tirerà fuori, no? E quindi la paura di aprire un po' un vaso di Pandora mi fa rimanere un po' distante, no? Il fatto è che noi non arriviamo più là di quello che la persona ci porta, quindi noi non andiamo a aprire cassetti se la persona non ci li fa aprire, non ci dà modo di entrarci in quei cassetti. Questa è la prima cosa che ci tenevo a sottolineare. E l'altra cosa, il farcela da solo, credo che non è una gara a chi ce la fa meglio, a chi ce la fa da solo. Il punto è trovare poi la capacità, la forza, in questo ci mettere anche un po' di coraggio, no? Perché io sono molto riconoscente ai pazienti quando si rivolgono a noi, a me, perché apprezzo la capacità di mettersi in discussione e di capire in quel momento non sto serena, non sto benissimo, quindi piuttosto che dire devo farcela da solo, da sola, la domanda è perché devi farcela da solo, cioè a qual è l'obiettivo a cui devi arrivare? Credo sia invece molto coraggioso fermarsi un attimino, ascoltare quello che il nostro corpo ci sta dicendo in quel momento, mi sta comunicando e non sono serena, a quel punto mi metto in discussione e cerco di capire cosa fare per stare meglio. L'obiettivo non è arrivare a stare peggio perché devo farcela da solo, l'obiettivo è arrivare a stare meglio. Se riesco da sola, tanto meglio, se non riesco da sola, chiedo aiuto. Nel momento in cui chiedo aiuto a un ginecologo, a un medico, se io ho un attacco ho un'appendicite, non mi domando, devo farcela da sola, ma mi rivolgo a un medico, perché allora se non mi sento serena a livello emotivo, a livello psicologico, devo farcela da sola? È un po' la stessa cosa. Sì, ed è giustissimo perché gli amici sono fondamentali, ma non sono professionisti, a meno che uno non ha come amico uno psicologo professionista. No, è vero, gli Perché. amici sono fondamentali in questo, non voglio passare un messaggio sbagliato, gli amici sono fondamentali come rete di supporto e a volte magari possono essere davvero anche il giusto spazio. Il punto è che poi gli amici non si permettono di fare delle domande magari più approfondite perché giustamente c'è un altro tipo di rapporto e non è paragonabile a quello che ci può essere uno psicologo. Oltre al fatto che magari verso un amico potrei avere un po' di, come dire, vergogna, tra virgolette, a dire alcune cose, cosa che invece a una persona terza potrei aprirmi un po' di più. E ribadisco, ci sono dei professionisti che hanno studiato proprio per far questo, quindi ben venga l'amico, ben venga il consiglio, ma poi c'è una terapia dietro fatta da un professionista. Professionista che ricordiamo non è Google, perché ormai purtroppo sia nella mia professione, sia nella tua, sia in tutte le professioni, ormai dottor Google sta prendendo il sopravvento e quindi ho un problema, vado da Google, lo risolvo. 90% delle volte la diagnosi è morte, però in altra maniera, in qualche modo e spesso si creano un po' di casini. Sì, tra l'altro vorrei aggiungere una piccolissima cosa, la diagnosi non fa la persona, spesso arrivano appunto le persone con una diagnosi, però la stessa diagnosi in realtà apre a dei quadri totalmente diversi, quindi anche se abbiamo
la stessa diagnosi ricevuta, in realtà poi quello e quella diagnosi significa è tutt'altro tipo da una persona piuttosto che un altro, perché appunto non tiene conto di tutta la storia di vita della persona, la diagnosi in sé per sé, quindi non mi dà un quadro di me come persona. Infatti. Allora, Federica, io innanzitutto ti ringrazio di averci tenuto compagnia in questa prima puntata, le 5 domande che io vado a porre ai miei ospiti sono terminate, quindi dato che ne ho anche altre già in mente, io ti inviterei a una prossima puntata, così almeno continuiamo a entrare un po' in questo universo che è la psicologia umana. Volentieri. Ringrazio. Ecco, ringrazio dunque la dottoressa Federica Valeri e quando vuole è ben accetta nel nostro, chiamiamolo così, parterre per riprendere termini ormai vetusti. Grazie a te, grazie a voi, attendo quindi con curiosità le prossime interviste, le prossime domande.